Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale, io sono Maxi e questo è un nuovo glitch dei soldi ragazzi, un nuovo glitch dei soldi fatto leggermente in maniera diversa con delle piccole varianti, anzi una piccola variante che ci risparmierà un pochino di tempo. Allora, io lo faccio con un LGRH8 perché stavo provando a fare i glitch e ho pensato, dico, è un'auto di lusso, magari skippiamo il bypass e invece non è possibile. Però funziona bene anche con questa auto, non funziona con tutte le altre auto, ragazzi, non funziona con le auto di lusso, quindi ve lo premetto. Funziona con la Panto, con la Buffalo, con tutte le auto, tranne qualche rara eccezione tipo l'Insurgent blindato e cazzi vari. Allora, una volta fatto, diciamo, aver ucciso il nostro amico e aver chiesto il duello, ci avviamo verso la porta del garage, come sto facendo io, e accettiamo il duello. Dobbiamo solo aspettare e come vedete adesso magicamente cadrà un'auto dal cielo. Allora, questa auto diciamo in parte è nostra. Allora, se vogliamo passarla al nostro amico, dovremmo andare nel punto della gara e cercare di non cercare e renderla visibile, perché lui in questo momento non vede questa auto. Come sempre, insomma, no? I nostri amici non vedono l'auto. Quindi automaticamente noi dovremo andare nel punto di gara per poter far vedere quest'auto. Vedete, lui non sa neanche che io sono qui. E va bene, che cosa dobbiamo fare? Adesso la piccola variazione, che non è quella di andare nella gara, nel caso che dobbiamo ottenerla noi l'auto, cosa dobbiamo fare? Andiamo allo Santos Custom, ragazzi, niente di più semplice, e andiamo a mettere un segnalatore con un'assicurazione. Se vogliamo tenerla noi, se invece vorremmo duplicare questa auto per darla a un amico, metteremo solamente un segnalatore, perché dopo andremo a fare il glitch. In pratica, voi andrete a fare il glitch per duplicare questa auto e metterete ovviamente solo il segnalatore. Allora, questa auto io ho messo il cromato con il colore grigio, però se mettete oro dovrebbe pagare molto di più, insomma, dovrebbe pagare intorno a 220 e passa mila. Cosa succede? Una volta che noi abbiamo messo il segnalatore e usciamo dallo Santos Custom, ci butterà fuori dall'auto automaticamente. Quell'auto non sarà più nostra, ma ne comparirà un'altra su strada, che come andiamo a vedere, eccola qui. Questa auto è quella che noi stavamo mettendo nello Santos Custom, che era invisibile, ma adesso è diventata visibile anche al nostro amico. Quindi adesso andiamo in garage. Io faccio salire il mio amico in auto, così vedrà anche lui che è stata duplicata. Andiamo in garage e vi faccio vedere che c'è un'altra auto esatta come questa. Cosa succede in pratica? Che quando noi mettiamo l'assicurazione, come si succede sempre nel gioco, l'auto che noi abbiamo fuori va a finire in garage, e come per magia state vedendo che quest'auto è in garage. Allora, vi spiego una cosa: questo glitch può funzionare anche per duplicare auto non di lusso, tipo già stare da gara e rientrare dei vostri soldi in pratica. Però sappiate che una volta buggata l'auto non potrete più venderla. Alla fine del video vi lascio una lista di veicoli che potrete duplicare e tenere diciamo il clone. E niente ragazzi, il glitch è questo. Un saluto da Maxi, al prossimo video.